Anche vero che non possiamo prescindere da un contesto più ampio e generale che ci rappresenta, e non soltanto nell'accezione, diciamo così, un po' complottista che ci rappresentava prima Fiorenzo. Allora, si può fare un ragionamento, possiamo prendere impegno perché da stasera, dice Martini, può sorgere un laboratorio, dà vita una prospettiva, facciamolo tutti. Ma in un confronto serio, ravvicinato, cattivo, vero, perché solo così si fa la politica. Non si fa dicendo quanto sei bravo tu, quanto è bravo quell'altro. Oh, buongiorno, come sei brava, che bel discorso. I discorsi non servono. La gente aspetta la soluzione dei problemi. E noi tutti insieme dobbiamo fare in modo di assolvere a un ruolo che dà risposta ai problemi. Volevo pure dire una parola a Fiorenzo. Fiorenzo pure vuole dire una parola. Che vogliamo fare? Sì, brevemente. Sì, brevemente vorrei dire una cosa a Daniela Bianchi, che ha detto che sarei complottista. Ecco. Però vorrei ricordarti. Sì, anch'io ho chiuso in maniera ironica, no? Però vorrei ricordarti che Mario Monti, che il tuo partito ha appoggiato, lo ha dichiarato, ha detto: Francesco, dobbiamo essere cattivi, raccolgo l'invito di Francesco, sarò cattivissimo questa volta. Mario Monti ha dichiarato alla CNN le seguenti cose: stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale. We are gaining a better position in terms of competitiveness because of the structural reforms. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. L'effetto delle politiche di Monti, appoggiato dal Partito Democratico, è stato un aumento della disoccupazione dall'8% al 12%, cioè del 50%. Allora, invece di parlare, e perché lo ha fatto? Perché lo ha fatto? Perché importavamo troppo. Lo ha fatto, certo, per riequilibrare la bilancia commerciale. È il vincolo che ci impone l'Europa. Punto. Quello doveva essere fatto. Perché qua si sta parlando di reddito di cittadinanza. Ma scusate, no? Basterebbe eliminare i provvedimenti fatti dal governo Monti. E si tornerebbe indietro. Non si può tornare indietro. Perché l'Europa ci impone quella politica economica. Punto e basta. Allora noi abbiamo accettato quello e adesso stiamo discutendo di reddito di cittadinanza. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo di un certo Alberto Annichiarico che, parlando della Grecia, propone esattamente questo sul Sole 24 Ore, il giornale dei padroni. Senti cosa dice: a mio parere le pensioni devono essere tagliate fino a livelli che gli enti previdenziali siano in grado di sostenere senza ulteriori trasferimenti. In altre parole, devono essere quasi dimezzate. Questo è il punto di vista del giornale della Confindustria, del Sole 24 Ore. Le funzioni di politica sociale che svolgono dovrebbero essere trasferite al loro ambito naturale, il bilancio dello Stato sotto forma di un meccanismo di reddito minimo garantito tratto sull'effettiva disponibilità economica del ricevente. Quindi constato che Aniello Prisco è in perfetta risonanza, oltre che con il Partito Democratico, perché mi pare che stiano cinguettando su questo tema del reddito di cittadinanza, è in perfetta risonanza con la posizione del Sole 24 Ore. Qualche domanda forse è il caso di farsela, ma per farsi delle domande dobbiamo smetterla di parlare così in termini vaghi e dobbiamo andare al cuore dei problemi, a capire che cos'è la politica economica che mette in campo uno Stato e perché.